Ciao pagliacci e pagliacce, qui è Megozzo e benvenuti a Bomba raga in questo, non so, chiamiamolo video da criminale. Ecco perché ci sta chiamarlo video da criminale. Che video da criminale? Perché vedrete oggi siamo Corrado Junior in un nuovissimo episodio della GT5 Mod Vita Reale da bambino. Infatti vedremo oggi cosa succederà, preparatevi, sarà una cosa che Corrado Junior non ha mai fatto. Non vi dico niente, non vi spoilerò niente. Passiamo subito al video perché sarà qualcosa di bello, innovativo che Corrado Junior non ha mai fatto. E io spero che non se ne penta, poverino, perché no, non so se potrebbe piacere la fine che il nostro papà Ronaldo gli potrebbe far fare. Quindi detto questo, mi raccomando, partiamo subito con un bel mi piace a bomba e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ovviamente vi ringrazio per il supporto che mi date tutti i giorni. Quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, fatelo, eh. Ogni tanto Ronaldo Junior, anche lui, si concede una passeggiatina per andarsi un po' a sganchire le gambe, perché non metto in dubbio che correre in Lamborghini e minimoto sia fighissimo. Però ragazzi, ogni tanto ci sta. Ragazzi, io e Ronaldo Junior vogliamo ricordarvi che se ancora non mi seguite su Instagram, venitemi a seguire, che trovate il link giù in descrizione anche qui. Quindi mi raccomando, scrivetevi ad Anthony, venitemi a seguire. Sapete che ci tengo tantissimo, quindi se lo fate vi ringrazio molto. Passateci 2 minuti, sempre se vi va, quindi conto su di voi. Schere. Allora, oh sì ragazzi, questa è la casa di Michael, ve lo ricordate? Cioè, lo ricordate? È stupido. Lo sappiamo tutti che è casa di Michael. Sono uscito a piedi per fare un giro, direi che sono uscito abbastanza, mi sono allontanato abbastanza, perché considerando che è casa nostra, ragazzi, dov'era? Dov'è? È qua sopra, all'Osservatorio Galileo. Abbiamo fatto, vabbè, questa stradina non l'abbiamo fatta tutta a curva così, però l'abbiamo fatta diritta così, davanti dalle montagne. Beh ragazzi, direi che ci abbiamo fatto un bel po' di chilometri, 5, 2, 3, 4 chilometri abbiamo fatti. Però vedo, ragazzi, il signor Michael che si sta disperando e sta parlando con un'altra persona. Forse non dovrei interromperlo per educazione, ma quando, ragazzi, oddio, sembra uguale a Trevor. Guardatelo, è uguale a Trevor. Stanno discutendo, Michael si sta disperando, non so cosa sta succedendo. Vabbè, non dovrebbero essere affari miei, non dovrei manco origliare. Però, siccome ragazzi, mio padre mi ha insegnato ad essere una persona garbata, educata, ora mi infischio, grande. Ciao signor Michael, ciao uomo sconosciuto. Vi ho visto litigare, discutere, posso fare qualcosa? Posso aiutarvi? Sono intensamente concentrati nella discussione, non sto capendo quale sia il problema. Allora, questo qui che quella Trevor mi fa una paura assurda, una paura de merda. E qui Michael si sta disperando. Michael, ti serve una mano? Sto capendo niente, raga. Non sta a parlare di macchine. Non ci sto a capire niente. Ok, ragazzi, Michael ha visto che siamo arrivati qui, l'abbiamo interrotto. Ho detto cosa ci facciamo qui. Mi ha spiegato che stiamo facendo una passeggiata. E discutevo con questo signore qui che proprio assomiglia a Trevor in una maniera spaventosa. Non so chi sia, magari è un suo parente, vi immaginate, non lo so. E Michael ci sta dicendo che dovevano fare un colpo al concessionario. Cosa, un colpo al concessionario? Ma non si può, è illegale fare sta cosa. E anche il signore sta dicendo che lo sanno che è illegale, però loro sono criminali. Oh no, Ronaldo Junior, che idee strane ti stai a fa. No, ste cose no, eh. Michael sta dicendo che dovevano fare un colpo e rubare delle Lamborghini. Quasi mi colpisce al cuore. Così Ronaldo Junior la prendi con le pinze al cuore. Dice che dovevano rubare delle Lamborghini al concessionario, però alcuni soci si sono ritirati e quindi ora non sanno chi, cioè non hanno un sostituto, in poche parole. Guarda Michael, se vuoi lo faccio io. Lo faccio io, Michael. Michael non ci crede. Guarda che lo faccio io, zi. Guarda che so capace. Capito? Hai capito? No, non mi picchiare, scusa. Allora, attenzione, oh mio Dio, non ci credo, stanno discutendo perché Michael sta dicendo che Ronaldo Junior è troppo piccolo, ma Ronaldo Junior dice no, guarda, io so già guidare Lamborghini, ne ho già due. E ragazzi, Ronaldo Junior non ha mai fatto una cosa del genere. Cioè, un conto è fare le pazzie alla Ronaldo Junior, un conto è fare una criminalata a tutti gli effetti, fare un colpo da criminale a tutti gli effetti. Attenzione, cioè Ronaldo Junior sta addirittura pregando Michael, sta dicendo ti prego fammelo fare a me questo colpo, vuole rubare la Lamborghini al concessionario. Perché? Ragazzi, penso che Ronaldo Junior stia seguendo un po' la strada sbagliata. Michael sta dicendo che siamo troppo piccoli, che non sappiamo nemmeno come si guida una macchina. Ti sbagli, Michael, e te lo dimostro adesso, porca miseria. E voglio anche metà dei soldi del piano. Che altro? Ragazzi, Michael è un po' scettico, però ha detto che se siamo sicuri di fare sta cosa non la deve dire a nostro padre. Ovvio che non diremo niente a papà. Ma manco tu direi niente a Cristiano Ronaldo, mi raccomando, eh.
Aspetta, fammi levare un attimo sta macchina qui. Ma guardate un po' le persone, raga, che lasciano le macchine qui. Il piano è deciso. Attenzione, Ronaldo Junior per la prima volta ruberà delle Lamborghini al concessionario. Vi rendete conto della pazzia suprema che stiamo facendo? A quanto pare sia mai qualche suo amico. Sembrano abbastanza scettici, perché giustamente come può un bambino, ragazzi, di 13 anni fare una cosa del genere? Voi non vi preoccupate, fidatevi che ve lo faccio. Questi non sanno chi siamo noi, ragazzi. Non sanno chi siamo noi. Ronaldo Junior non si infama e vedrete. Ragazzi, siamo al giorno dopo, oggi è domenica, mi hanno detto di venire qui alle 8:30. Direi che sono abbastanza puntuale, con soli 2 minuti di ritardo. Eccoli, infatti, ci sono già. Guardate un po'. Sì, sì, è inutile che avete quell'aria, perché quando poi vi prenderò quelle 4 Lamborghini e voi rimanete così: oh, ma come hai fatto? È impossibile! Oh my God! Un bambino di 13 anni che piglia le Lamborghini! Sì, ragazzi, quindi va bene, dai Michael, com'è che te devo chiamare, te? Boh, non lo so, dimmi tu come ti chiami. Si chiama Travis, buon per lui. E portatevi sul posto che vi faccio lo scandalo, vi faccio a strage. Dai, andiamo, andiamo Michael, andiamo. Allora, ragazzi, come vedete siamo arrivati al primo Deluxe Motorsport, che ovviamente è desolato perché oggi è giorno di chiusura. E Marco, ci stai dicendo che dentro ci sono abbastanza Lamborghini per poterle rubare e poterle ovviamente poi rivendere. Però dice che se non siamo sicuri possiamo ancora tornare indietro. Noi invece siamo sicuri. Adesso ora ci darà il punto di... com'è che si dice? Ah, sì, il punto dove andremo a consegnare tutte le Lamborghini, che poi mi ha detto che dovrebbe essere proprio qui dietro. Cioè, noi siamo qui tipo in una stradina tipo questa qui. Mi sa che dovrebbe essere proprio questa stradina qui. Quindi mi dice però che forse dentro c'è il signor Simon, che anche se il negozio è chiuso, ragazzi, lui rimane dentro comunque. Quindi dobbiamo fare veramente attenzione. Va bene, allora Michael, tu potresti distrarre il signor Simon, io potrei portare via le Lamborghini senza che lui se ne accorge. Insomma, no? È un'ottima idea. Mentre Travis ci aspetta al punto, quindi direi che è ottimo come tattica. E in poche parole siamo anche avvantaggiati, perché noi possiamo entrare, prendere Lamborghini e sgommare via, mentre il signor Simon esce e magari vede Michael e si piglia una botte. Quindi dai, è perfetto. Non dobbiamo, perché sapete che non dobbiamo anche scassinare niente, perché se è vero che c'è il signor Simon, ragazzi, dietro è praticamente tutto aperto. Quindi ora sbrighiamoci, prenderemo una Lamborghini. Aspettate, fatemi vedere, non si sa mai. Infatti bravo Ronaldo Junior. Sì sì, ha ragione ragazzi, ci sono 4 nuove Lamborghini. Oh mio Dio, guardatele. Sono una nera, una gialla, una rossa e una bianca. Ok, dove cazzo è Michael? Perché? No, forse è andato dall'altra parte. È entrato da quella parte. Oddio, oddio. No, Michael, vabbè, dai, inizio con quella nera. Eccola dentro, Simon è dentro. Ok, raga, a quanto pare il signor Simon è entrato dentro. No, non ci deve riconoscere in faccia. Non mi deve guardare. No, Michael, fai qualcosa, invece stai sopra la Lamborghini. Oh mio Dio, ragazzi, questa truffa si sta trasformando in qualcos'altro. Aia, dai, Michael. No, ma tu... Oddio, t'ho macchiata di sangue, vabbè, io sgommo ragazzi, vai con la prima, devo portarla a Travis. Oh mio Dio, raga, non ci credo che Ronaldo Junior ha fatto una cosa del genere. Fermati Ronaldo Junior, no, dove vai? Ma no, tutta macchiata di sangue. Dov'è Travis? Dovrebbe essere qui. Eccolo, ciao Travis, bella. Ecco la prima auto, corro a prendere l'altra. Corro. Oddio, ragazzi, è da pazzi. Travis, ma meno, mi ha cagato, è rimasto così, tipo impallato. Mi dia, ragazzi, questo video è super frenetico. In 2 secondi abbiamo preso una Lamborghini, adesso siamo andati a prendere l'altra. Mio Dio, Ronaldo Junior, che pazzo. Arrivato, non pensavo che Michael fosse in difficoltà. Ti aiuto io, pam, boh. Dai, che non mi deve guardare in faccia. Sì, non mi ho ancora visto in faccia, Michael. Intrattienilo, vai che mi porto via quella gialla. Non ci credo, proprio davanti ai suoi occhi. Ma tu, faccio una fiancata. Ma dove, non, ma non si è fatta niente la Lambo. Piano Ronaldo Junior, schizza via ragazzi. Secondo me tra breve Simon chiamerà la polizia. Vai Ronaldo Junior, vai. No, un cartello sta davanti, vabbè, si può recuperare. Vai. Frena. Woo! Oh mio Dio ragazzi, che video epico frenetico. Ronaldo Junior, attenzione, siamo alla seconda Lamborghini rubata. Dai, oh Simon, oh, come cazzo ti chiami? Travis, guarda, ti ho buttato giù. Vabbè, spero ragazzi che se ne sia accorto che abbiamo portato 2 Lamborghini. Vai, dobbiamo riuscire a prendere la terza almeno. Oh, a quanto pare la faccenda si sta complicando. Michael sta cercando di proteggermi. Prendi Simon. Siamo 2 stelle, quindi penso che possiamo prendere. Non deve vedermi in faccia. Penso che possiamo prendermi un'altra sola, quindi o rossa o bianca. Dunque, considerando che abbiamo già preso un colore esotico, quello giallo, prendiamo quella bianca. Michael, sali, non c'è più tempo. Due che parole con la polizia, le costole. Oh mio Dio, che cos'è? No, mano,
Non si sta capendo, non sto capendo niente. Non possiamo andare qui nel vicolo e poi scopriranno che abbiamo preso le altre due Lamborghini. Quindi ragazzi, siamo costretti a scappare. Sta guidando Ronaldo Junior, attenzione. L'unica cosa bella di questa Lamborghini è che c'ha praticamente i vetri oscurati, no? Quindi la polizia magari non può manco riconoscerci. Però la cosa brutta è che Simon ha visto in faccia Michael. Oh, ops, vabbè, un po' devo raschiare, raga. Dobbiamo seminare per forza la polizia e tornare indietro. Quindi Michael è stato visto in faccia da Simon. Vabbè, ma Michael, ragazzi, ha un botto di precedenti assurdi, quindi non lo so, ma ok, la Lamborghini questa qua è un po' raschiata, ma con una riverniciatura giusta, con 10.000 dollari magari ce ne usciamo, ma forse anche 15. Però è l'unico modo per seminare la polizia. Mamma mia, Ronaldo Junior, che acrobazie che sta facendo con l'auto. Cosa? Ha pure il turbo, lo dite adesso. Come fa ad avere il turbo quest'auto? Quindi tutte le auto avevano il turbo e io l'ho saputo solo adesso. No, che fiancata. Dovremmo quasi aver seminato la polizia e possiamo tornare indietro. Anzi, io direi già di iniziare a tornare indietro al Premier Deluxe Motorsport. Ok ragazzi, forse ci siamo. Siamo fortunati. No, dobbiamo girare assolutamente, velocemente anche. Ok, polizia sparita, perfetto. Direi che l'impresa è uscita alla perfezione. Torniamo subito al vicolo. Cassata l'auto, però ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a prendere tre Lamborghini, di cui penso che una sia la Reventon. E che auto è questa? Che sta facendo Michael in macchina? Sono uguali e sono la Reventon, mentre questa qui doveva essere la Huracan, se non ricordo male. Comunque siamo riusciti a prendere tre Lamborghini. Oh mio Dio, Ronaldo Junior ha fatto una pazzia assurda. Ha fatto il criminale con il fratello di Trevor, che lui manco lo sa, che se lo sapesse se ne scapperebbe su. Subito, che sta dicendo che siamo stati bravi, attenzione, però un po' di danni, vabbè, vedete troppo adesso, già sai che siamo riusciti a farlo. Abbiamo aiutato Michael nel loro colpo, nella vita reale da bambino. Mamma mia, Ronaldo Junior il criminale, l'ennesima potenza. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel poi c'è super il supporto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate il video e condividetelo il video con i vostri amici. E fatevi vedere quanto Junior criminale. Vi ricordo, in descrizione trovate le maglie ufficiali come questa qui, compratele che sono in edizione limitata di Ronaldo Junior. E il mio Instagram, se volete venire, seguitemi, sapete che mi fa piacere. E io vi ringrazio molto se lo fate. Quindi se avete tempo ragazzi, passateci 2 minuti, sapete che ci tengo. Per questo video è tutto ragazzi, direi che siamo entrati nella gang di Michael. Dopo questo fatemi sapere come la pensate sotto nei commenti. Qua è Michael, Travis e Ronaldo Junior. Oh my god, ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao.